E buongiorno ragazzi, io sono CD17 e oggi vi do il benvenuto sul nuovo episodio di F1 Clash. Non so come è scritto CD17, questo qua che gira, la metterò più con calma in un punto quando lo scoprirò. Sempre come sempre, per darvi un'idea sui nel team piloti, sempre Lewis Hamilton e Fernando Alonso, la scelta sarebbe questo 10% in più, ma se è per l'evento che si può vedere quando corri, posso usare sempre stessi componenti e sempre stessa classificazione, sempre stessa, come dire, punteggio forza, ok, se non so come dirlo, di potenza, dinamica, aderenza, gli affidabilità, sempre team 715. Vedete che se voltate uno sguardo su CC7, le bandiere attuali con i record sono sceso, ho perso X bandiere perché ho fatto ieri, perché mi ha spente, una gara dove ho perso. Vedete, ho ritornato all'inizio, c'è Hamilton, però non ho componenti che fanno più veloce. Comunque, spero che questo sotto la pioggia mi vada bene, e niente, io. Perché la sfortuna è che è stato l'asciutto, secondo me, cioè l'asciutto e poi subito dopo il bagnato. Fortuna forse, punteggio team inferiore e bandiere inferiori di una. Sto finendo a quale record io. Francia, le casse lì qua, ma qua Francia, perché mettono Francia se non prove mai in Francia? Cosa la mettono se non prove mai in Francia? Vedete qua, nuvoloso, cioè sai che è nuvoloso però, vabbè. È un po' che fa la pole. Dai! Secondo, settimo, nono, sedicesimo. Oh. Niente, vai. No, Leclerc in pole, penso che sia. Via, via, via! E comunque schiacciamo fino all'asfalto. Che metto qua un atto 17. Quindi tac. Ma questo successo non so dove metterlo, Ah, perché vengono un po' attimo i punti. È indietro. Ok. Ah, lungo qua, lungo, lungo. Allora, teniamo d'occhio qua i punti. È un po' Alonso qua, sul rettilineo. Si viene attaccato da Alex Albon, che ha gomme medie più veloci. Però Albon è più forte nelle statistiche rispetto a Fernando Alonso e anche Kevin Magnussen. Non so, cioè, o hanno componenti forti e usano team, cioè, piloti scrausi, si può dire, per carità, non per offesa. Un po' il punteggio sempre così così rimane. Terzo giro, volta a volta con Verstappen, che se non si così, ah, se non lo stringevo così, secondo me mi passava Max, e Alba non mi passa, quasi collato con Magnussen. Allora, secondo me farebbero bene, allora, nei team, allora, io ho fatto bene, sì, diciamo, a far sì che ho Hamilton davanti e Alonso dietro, però, cioè, secondo me farebbe bene a fare Albon Magnussen, però poi Albon penso teoricamente che lo andrà a ripassare nel rettilineo successivo. Se comunque do la spinta a spingere a tutti e due, appena il giro 4.
Adesso con Leclerc che quasi lo passo, vado leggermente lungo rispetto a lui. Dentro su Charles, rischioso Hamilton, mamma mia. Dai, fai il pit stop con le gomme hard, ripara l'auto. Pit stop con le gomme hard, ripara l'auto. Dai, passa, passa, passa. Passa, passa. Grande. Grande, calma. Perché non è ancora festa. Non è ancora festa e Leclerc mi passa, però non fa il pit stop. Calma, perché si bloccherà una vicenda, penso. Bene. Quindi Leclerc all'istante. Quindi la classifica è questa qua. Ci sono due Fernando Alonso. Se guardate qua ci sono due Fernando Alonso. Alo e Alo. Oh, attenzione, Alonso insieme con Alonso. Sì. Per forza deve prevalere per forza lui. Vediamo un po', i punteggi dei team sono ancora distanti. Non c'è Albon che apre il DRS. Ipotizziamo che apre il DRS anche se non c'è nel gioco. L'opzione. Magari aprono loro virtualmente. A dire la verità. Giro 7. Inizia, scusa Albon. Scusa Alonso. Passa Alonso. Scusa Alonso. Scusa Alonso. Passa, vai veloce, veloce, veloce. Ah, manco se problemi. Problemi. Kevin Magnussen, ho trovato un po' troppo prima la gas per Hamilton. Ho fatto un errorino. Scusa, un secondo qua. Vai adesso. Adesso siamo alla pari non proprio. Avevo un po' adesso. Perché c'è Leclerc che il pit stop l'ha appena fatto Leclerc il pit stop. Sembra che piova. No, fa niente, no. Cosa con gomme hard che sono le migliori, però penso perché che sono le migliori. Perché adesso è nuvoloso. Gomme consumate, attenzione a non finirle. Perché sono distanti, però possono perdere tempo. Cinque secondi, 4, 3, 2, 1. Pioggia, tanto ultimo delle curve, sul traguardo, il predestinato vince il Gran Premio di Francia, in seconda posizione Lewis Hamilton, col giro veloce, in terza posizione perché fa le gomme, poi anche perché piove, a Fernando Alonso con un buon distacco dietro, finisce in terza posizione, quindi 23, 33, 43, 40... 5 punti, se non erro. Sì, 45 punti, ho fatto il calcolo, 45 punti qua. A mente, quindi mi cago a calcolatrice, non ho qua, cioè, sono in camera, e la calcolatrice vuoto. Quando 5 punti, bene, anche qui nel campionato, tra virgolette, costruttori. Continua nella classifica dei soldi, siamo da certamente perché avevamo detto in fondo, siamo ancora in fondo, ma dai, fa niente, dai, ci piace, con i soldi ricevuti, quindi rimangono 4 gare da fare. Comunque, io spero che questo video vi sia piaciuto, se il video vi è piaciuto mi raccomando un bel mi piace, commentate e condividete, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Seguitemi su Instagram, chiocciola cd
17 treno basso YT treno basso official, ragazzi. Un bacione, era il vostro CD17, è tutto. Bene ragazzi, ciao.